Eccoci di nuovo insieme con Dalla Parte degli Animali Kids. È ritornato il nostro vegan master chef preferito, Davide Maffioli, che cucina rispettando gli animali. Ciao Davide! Ciao, ciao a tutti! Allora, cosa facciamo adesso? Facciamo un dolce buonissimo, la mousse al cioccolato. Ma dove fa il cioccolato? Lo sapevo! Quali sono gli ingredienti? Allora, gli ingredienti sono cioccolato fondente al 70%, la gelatina vegana, un pizzico di sale, perché nel dolce un pizzico di sale c'è sempre, e il latte di soia in questo caso. Poi abbiamo le proteine delle patate che servono a emulare l'effetto dell'uovo, quindi avremo la parte montata con le nostre proteine, l'acqua per andare a idratare le proteine, lo zucchero e poi andiamo a decorare la nostra mousse con un pochino di crumble alle nocciole e delle gocce di cioccolato. Ok, procediamo. Andiamo a mettere il latte. Mettiamo il sale e andiamo ad aggiungere la gelatina. Ora, accendo, compito importante, dobbiamo far cuocere il cioccolato, il latte e la gelatina, ok? Allora, inizio giusto a girare qua per togliere tutti i grumi che potrebbero formarsi con la gelatina. Perfetto, e adesso tieni tu, girato piano piano, fino a che non si scioglie tutto. Togliamo pure la frusta, perfetto, e andiamo avanti con la paletta. Adesso dobbiamo far cuocere circa un paio di minuti, più o meno. Perfetto, allora, adesso ci siamo, spegniamo e andiamo a spostare tutto all'interno di una bacinella, ok? Perché poi qui andremo a assemblare tutti gli elementi. Allarghiamo bene perché facciamo raffreddare leggermente adesso, ok? Questo lo lasciamo qui da parte. Adesso cosa facciamo? Andiamo a idratare le proteine delle patate bianche aggiungendo semplicemente dell'acqua. Adesso le iniziamo a montare fino a che non aumenteranno di volume. Adesso parto io, poi vai avanti tu, va bene? Ok, vedi? Devi muovere un po' tutto intorno, un po' in mezzo. E adesso facciamo montare per circa 7-8 minuti. Perfetto, allora adesso vedi come si è gonfiato? E questa sarà la struttura che poi avrà la nostra mousse grazie a questa proteina. Allora adesso cosa facciamo? Anzi, fai. Metti poco per volta lo zucchero mentre io sto girando, ok? Adesso vedi che è aumentato ancora il volume. Ora facciamo montare ancora 30 secondi e poi andiamo a unire gli elementi. Bene, passati 30 secondi, adesso la struttura ce l'abbiamo per la nostra mousse e adesso facciamo il lavoro un pochino più complesso. Vi faccio vedere io come si fa. Allora, qui bisogna intanto ammorbidire la mousse che abbiamo qui sotto, ok? C'è la base della mousse. Adesso aggiungiamo circa un terzo di questa parte montata e con un pochino di forza, un pochino di energia andiamo a mischiare tutti gli elementi. Adesso aggiungiamo, diciamo, l'altro terzo di parte montata e qui giochiamo dal basso verso l'alto e andiamo a mescolare tutto. Una volta che vediamo che adesso più o meno si è inglobato tutto, andiamo ad aggiungere l'ultima parte. Quindi aggiungiamo l'ultima parte qui. Ancora sempre dal basso verso l'alto e andiamo a unire il tutto. Fino a che non vedremo più la parte bianca, questo è un po' il concetto. E adesso possiamo metterla nei bicchieri. Allora, adesso per comodità, per versarli dentro facilmente nei bicchieri, mettiamo nella brocca di prima praticamente. E adesso andiamo a versare nel bicchiere. Ok, perfetto. Allora, le nostre mousse sono pronte. Adesso le mettiamo un'oretta circa in frigorifero, in questo modo si stabilizzano, diventano belle compatte. E dopodiché le andiamo a decorare con, per appunto, il crumble e le gocce di cioccolato.
Perfetto, adesso che sono fredde possiamo finalmente andare a decorare. E dite colore la mia, voi decorate la vostra, okay. Va bene? Allora, quindi io metto i miei pezzettini. Ecco qua. Voilà, allora, cambio per voi. La merenda è pronta e dobbiamo solo assaggiarla. È buonissimo. Allora Davide, ti aspettiamo un'altra volta, torna presto a trovarci e intanto mandiamo in onda questo servizio molto interessante.